un pallone, no, è un'altra cosa. Amici del Circuito Elite, buonasera da Nicolò Federico e benvenuti allo stadio dei Ferrovieri per la seconda giornata della Serie A d'Elite in campo a breve, Sette Bagni Atletico Smistamento. Sempre a sostegno, fischia l'arbitro, eccola la punizione, palla che passa e buca il portiere. 1-0 per lo Smistamento, sono passati 90 secondi ed è arrivato il vantaggio degli uomini in maglia giallo-blu. Lancio splendido sulla destra, c'è Simonetti, è andato a vuoto De Sandoli, può andare al cross in radicale Simonetti, eccoli il cross al rimorchio per la girata di Massaroni sulla schiena di Papalia in calcio d'angolo, l'azione più pericolosa finora del Sette Bagni. E dietro Papalia, eccolo il cross al centro, la radicale, colpo di testa di Gotti a sfiorare la traversa, ma il Sette Bagni c'è, la reazione al gol dello Smistamento è vivace. Virgili, ora può uscire dal pressing, c'è Rocchi che si è sganciato sulla mancina, Virgili non lo vede perché va a destra, preferisce servire Simonetti, può andare il 17, eccolo il cross profondo a cercare Rocchi, di prima intenzione la girata altissima, ma non era male. A vedere Paterka col destro, Florio col mancino, fischia l'arbitro, va ancora Patriarca la sua terra, questa volta è bravissimo a parare in un primo momento Curatolo, arriva il 2-0 però di Tahani dello Smistamento, sempre su punizione. Il suggerimento a cercare Frasca, l'ha già recuperata però D'Ambrosio, cerchio di centrocampo, lancia ancora sull'esterno di sinistra dove può agganciarla Patriarca col tacco e entrare in area di rigore, Patriarca con lo scavetto, Sibila a centimetri dal 3-0 lo Smistamento. Pedoni non visto dal compagno, rischia anche di perderla, infatti la perde il Sette Bagni per Patriarca che arma ancora il mancino, sibilare ancora una volta vicino al palo di Curatolo, battuto ora il calcio d'angolo profondo sul secondo volo, colpo di testa, la parata di San Filippo a dire di no, ancora poi l'estremo difensore con i pugni in angolo, miracoloso. Fischia l'arbitro, va il solito Patriarca e fa 3 su 3. Volta lo Smistamento tre volte per tre falli al limite del rigore e tre gol così sono arrivati. Tiro in porta! Ci ha provato Massaroni al limite dell'Eurogol. Può dare il vantaggio su a Virgili, ancora può andare il numero 15 nella rigore. Per il gol della bandiera, Virgili ancora fuori! D'esterno! Vedendo sotto le statistiche si potrebbe pensare benissimo a una goleata del Sette Bagni, invece è sotto 3-0. Cross dentro, traversa piena in girata di Patriarca. Chiuso l'arbitro, però fischia, guarda il cronometro, dice che non c'è più tempo. Sette Bagni Smistamento è 0-3. Sette Bagni ha praticamente fatto la partita, non è bastato perché lo Smistamento su tre punizioni ha portato la partita a casa. Ribadiamo il punteggio, Sette Bagni 0 Atletico Smistamento 3. Da noi è tutto, buona serata.